protocollo viene applicato a partire dal 14 settembre, è in vigore nelle tre strutture d'eccellenza, tra cui il Bambin Gesù, poi le altre sono l'ospedale Meyer di Firenze e il Gaslini di Genova. È un protocollo che permette di ridurre gli oneri burocratici, di snellire le procedure associate alla domanda di prestazioni assistenziali da parte dell'INPS, parliamo soprattutto dell'indennità di accompagnamento, ma anche dell'indennità di frequenza o dei trattamenti specifici per la cecità o la sordità. Oggi un minore può essere sottoposto fino a 4 visite prima di poter accedere alla prestazione, che chiaramente può essere anche fortemente traumatico per il minore e per la sua famiglia, oltre chiaramente ad avere anche dei costi, mentre in questo caso noi potremmo arrivare ad una situazione in cui c'è una sola visita, che è quella della struttura specialistica, come il Bambin Gesù, verso cui la famiglia si rivolge. Crediamo che in questo modo si possa giungere ad ampliare fortemente il numero di famiglie di minori che hanno accesso alle prestazioni dell'INPS, che è un numero in realtà che noi riteniamo basso rispetto alla popolazione, alla platea di coloro che avrebbero bisogno di essere aiutati.